Se siete stati attenti durante i nostri ultimi video, saprete che abbiamo parlato spesso del Mare del Nord e di quanto venga sfruttato specialmente per la produzione di energia eolica. Ebbene, oggi non parleremo di energia eolica o di produzione elettrica, ma vedremo come uno dei progetti più interessanti e innovativi, sviluppato proprio nel Mare del Nord, potrebbe rappresentare una svolta importantissima nella nostra società. Seguiteci e scoprirete di cosa stiamo parlando. Ciao a tutti e bentornati su Ingegneria Italia. Oggi analizzeremo un progetto finanziato niente meno che da Amazon, che potrebbe rivelarsi una grandissima sorpresa sotto tantissimi punti di vista. Stiamo parlando di un allevamento di alghe, ma non uno classico e noioso. Qui vi sono una serie di differenze, infatti, rispetto ad allevamenti convenzionali, perché in questo caso abbiamo il primo allevamento su scala commerciale che è localizzato tra le turbine eoliche nel Mare del Nord. Sì, avete capito bene. L'allevamento si trova tra le turbine di un parco eolico marino e la peculiare scelta è dovuta al fatto che la compagnia doveva evitare di sprecare altro spazio, quello che definisce essere uno spazio marino già pesantemente utilizzato, e per questo inserire l'allevamento tra le varie turbine potrebbe essere un'idea effettivamente interessante. Le previsioni per questo appezzamento di mare sono molto ottimistiche, si spera infatti di raggiungere circa 1 milione di ettari entro il 2040, e con questi la compagnia pensa che aiuterà a rimuovere milioni di tonnellate di CO2 ogni anno e spera che nel tempo, espandendosi, questo tipo di allevamento diventi un modello all'allevamento di alghe in tutto il mondo. Capiamo meglio di cosa si tratti, ma prima però vi chiediamo un bel like per spingere il video e aiutarci a far crescere questa bellissima community che è diventata Ingegneria Italia. Ci dareste davvero una grossa mano. Tornando a noi, il progetto in realtà è soltanto finanziato da Amazon, ma appartiene all'organizzazione no profit North Sea Farmers ed è anche ulteriormente supervisionato, se così vogliamo dire, da un consorzio di scienziati e ricercatori esperti dell'industria delle alghe. Vediamo che l'allevamento, rinominato per l'occasione North Sea Farm One, al momento consiste in circa 10 ettari di allevamento, che potrebbe produrre fino a 6.000 kg di alghe entro il suo primo anno di attività. Questa farm, inoltre, ha anche l'obiettivo di esplorare più a fondo quanto spazio ci sia, metaforicamente, per un progetto come questo, e soprattutto quanto potenziale possa avere un allevamento di questo tipo per fare la differenza nella rimozione di anidride carbonica dall'atmosfera. In ogni caso, fondi sembrano non mancare, considerando che Amazon garantirà circa 2,16 milioni di dollari per finanziare la ricerca e valutare la sostenibilità degli allevamenti. I fondi provengono da un side project di Amazon, il Right Now Climate Fund, che si promette di migliorare il più possibile l'approccio green dell'azienda. Ma come mai tutto questo interesse per le alghe marine? Beh, sembra che queste piante possano venire usate per una grandissima varietà di situazioni, ma è noto anche come le alghe possano essere una migliore fonte di biocarburanti, persino più delle fonti attuali come mais e soia. Naturalmente il principale obiettivo riguarda proprio l'assorbimento di anidride carbonica, in quanto come tutte le piante, anche le alghe utilizzano la fotosintesi per assorbire CO2. La differenza è che le alghe si diffondono ad un ratio spaventosamente elevato, quindi assorbire anidride carbonica diventerà sempre più facile con la giusta quantità di alghe. E per questo dare un boost agli allevamenti è un'ottima cosa per contrastare le emissioni, dato che quello delle alghe marine potrebbe essere un aiuto non indifferente. Tuttavia, non parliamo soltanto di riduzione delle emissioni o di assorbimento di CO2. Infatti, uno studio californiano del 2021 ha evidenziato come un nuovo modo di far crescere le alghe nei mari della California possa aumentare fino a 4 volte la biomassa prodotta dai processi naturali, e questo permetterebbe di aumentare anche la produzione di biocarburanti provenienti proprio dalla vegetazione marina, inquinando meno rispetto ai procedimenti tradizionali. La produzione di etanolo, di mais e della soia pare infatti produrre una quantità non indifferente di inquinamento, specialmente nei mari. Inquinamento legato soprattutto alla fertilizzazione dei semi stessi. E non è tutto, altre ricerche evidenziano come l'alga marina possa diventare anche il superfood del futuro. Sembra infatti che la vegetazione marina sia stata utilizzata come alimento addirittura anche 2000 anni fa, e altre prove evidenziano come fossero usate ad esempio dagli antichi greci come erba medicinale o come cibo tradizionale in Cina, Giappone e India. Insomma, la storia dell'uomo e delle alghe pare essere iniziata da tantissimo. Esistono svariati tipi di alghe marine e molte possono essere considerate commestibili, considerando anche che possono apportare una grande quantità di nutrienti. Alcuni esempi sono l'agar agar, che può essere un'ottima soluzione della gelatina alimentare, la palmaria, ricca di potassio e calcio, o la celeberrima nori, che, se siete appassionati di sushi, sicuramente avrete già mangiato innumerevoli volte, e che sembra essere un'ottima fonte di vitamine e minerali, amminoacidi e acidi grassi insaturi. Insomma, le alghe potrebbero sorprendere per le loro capacità in tutti questi ambiti, e di suo Amazon sta dando una grande mano per l'aumento e il miglioramento
l'avvento di tutte queste tecnologie green. Ma viene da chiedersi come mai Amazon si sia interessato alla questione green. Beh, come dicevamo prima, da qualche anno a questa parte il colosso dell'e-commerce ha una sezione interamente dedicata al rispetto dell'ambiente, ovvero l'Amazon Sustainability, di cui il Right Now Climate Fund fa parte, e che si occupa di redigere rapporti e supervisionare l'azienda e i suoi processi produttivi per assicurarsi che questa possa andare sempre più verso il diventare quanto più possibile green. Stando al sito della divisione, sembra che gli obiettivi di Amazon in tal senso siano molteplici. Innanzitutto si parla di utilizzare energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili entro il 2025 e, stando alle statistiche, nel 2021 l'azienda ha raggiunto un utilizzo di energia rinnovabile all'85%, diventando il più grande acquirente al mondo di energie rinnovabili. Il secondo obiettivo di Amazon Sustainability è quello di rendere almeno il 50% delle spedizioni dell'azienda a zero emissioni entro il 2030. E questo può essere fatto riducendo il peso degli imballaggi, eliminando gli sprechi ed ottimizzando i percorsi per le consegne. Stando alle stime ufficiali, dal 2015 sia il peso che gli sprechi degli imballaggi sono stati ridotti in maniera incredibile. Sembra si parli infatti di un 38% in meno sul peso degli imballaggi e 1,5 tonnellate di imballaggio inutile eliminate dal 2015. E non dimentichiamoci del fondo da 100 milioni di dollari che abbiamo menzionato prima, ovvero un fondo destinato a progetti quali rimboschimenti, conservazione di flora e fauna e ricerca di soluzioni per la sostenibilità. Ma non tutto sembra essere rose e fiori. La verità, infatti, potrebbe non essere così fiabesca come sembra. E cosa intendo con questo? Beh, secondo un articolo di The Verge, la compagnia potrebbe aver addirittura aumentato le emissioni dal 2020 al 2021 del 18% e, se comparato al 2019, si sale al 40%. Sempre secondo The Verge, infatti, Amazon ha generato circa 71 milioni di tonnellate di CO2 nel 2021. Ma il problema non è tanto la quantità di CO2, quanto questa aumenti o diminuisca in relazione al passato. Infatti, il 2021 è stato il secondo anno di fila in cui Amazon ha aumentato le emissioni. Il dubbio di molti, infatti, è che per Amazon non sia facile tenere le emissioni sotto controllo, vista la portata dell'azienda e la forte crescita che sta avendo. Il problema, però, è che al momento bisognerebbe prendere azioni quanto più immediate possibili, perché il tema ambientale è sempre più caldo e purtroppo lo è anche il nostro pianeta. E voi, cosa ne pensate delle intenzioni di Amazon? Credete che nei prossimi anni l'azienda riuscirà veramente a ridurre le emissioni di CO2? Diteci cosa ne pensate nei commenti. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi ricordiamo di iscrivervi al canale di Ingegneria Italia. Ciao a tutti!